un negozio senza personale, non c'è personale e non c'è neanche in verità la cassa elettronica. Voilà, guardate. Benvenuti a Vivi Giappone. Oggi ci troviamo in un negozio molto molto particolare, ma bando alle ciance ed entriamo subito. In verità, chi mi segue su Instagram già ha visto questo negozio. Gyoza Yukimatsu è un negozio senza personale, non c'è personale e non c'è neanche in verità la cassa elettronica, cioè vedete, c'è una scatola come cassa, ma entriamo dentro e cerchiamo di capire meglio come funziona. Questo è l'interno del negozio, vedete ci sta uno schermo con un video che spiega il funzionamento, ma ve lo spiego io direttamente qui, comunque è tutto spiegato molto bene, anche se non in inglese ovviamente. Qui abbiamo i gyoza, ci sono tutti i vari freezer con dentro i gyoza e una confezione di questi gyoza costa 1000 yen e sono esattamente 36 pezzi a 1000 yen, 36 gyoza a 1000 yen. A fianco abbiamo invece il gyoza nottare, quindi la salsetta per il gyoza, venduta a parte. Viene una bottiglietta 200 yen. Si prende poi ovviamente la busta gratuita, in questo caso una busta gratuita per ogni acquisto. Si prende poi anche, vedete, c'è cioè il ghiaccio secco, potremmo dire, che serve appunto per portare a casa senza far squagliare il gyoza. Costa No, questo è gratuito, scusate, se posso prendere due ogni acquisto. Ma la cosa bella è questa è la cassa. Come vi dicevo, non è una cassa elettronica, si mettono i soldi, queste sono le monete che accetta ovviamente questa cassa e la banconota da 1000 yen, perché non c'è il resto ovviamente ragazzi, non dà resto, non c'è possibilità di avere il resto, quindi bisogna fare attenzione da questo punto di vista. Ripeto, non c'è nessuno a gestire il locale, quantomeno all'interno di questo locale, di questo spazio. Ovviamente ci sono le telecamere di sorveglianza, adesso ecco, vedete, ci sono le telecamere di sorveglianza, ovviamente, ma vado alle ciance, compriamole perché adesso le compro e poi le cuciniamo a casa e ce le mangiamo e vediamo come sono. Come prima cosa, ovviamente, igienizziamoci le mani, bustina, salsetta, ghiaccio secco, confezione di gyoza e ora andiamo a pagare. Sono 1200 yen totali, questi sono 200 yen, 1, 2 e questa è la banconota da 1000. Questa è la mia busta con i gyoza e la salsa. Andiamo a casa a cucinarli e vediamo come vengono fuori. Ok, quindi andiamo a preparare gli gyoza, c'è anche scritto tutto quanto dietro alla confezione, quindi seguiamo alla lettera quello che dicono loro. Stiamo facendo riscaldare 100 cc d'acqua, circa comunque un po' d'acqua che dovremo mettere poi negli gyoza. Per prima cosa riscaldiamo la padella con un po' di olio, ci mettiamo un po' di olio, in questo caso olio di sesamo, goma abura, e mettiamolo un pochino, non tantissimo. Giusto per dobbiamo far riscaldare l'olio. Ok, abbiamo fatto riscaldare l'olio, spegniamo un attimo e mettiamo i nostri bei gyoza uno ad uno. Quanto sono buoni gyoza, ragazzi, io veramente li amo. Ovviamente sono ravioli cinesi che poi sono stati giapponesizzati tecnicamente, perché questi qua diciamo un po' più alla griglia, un po' più in padella, fatti così, sono più in stile giapponese, però ovviamente gyoza sono i ravioli cinesi tecnicamente e io li amo. Io veramente vi consiglio di provarli quando vengo in Giappone, sono completamente diversi da quelli che trovate nei ristoranti cinesi italiani. Ok, ci siamo, mettiamo ora l'acqua, ora che l'olio si è anche un po' raffreddato, accendiamo il fuoco medio e mettiamo il coperchio e aspettiamo 5 minuti, 6 minuti. Ok, ci siamo, togliamo il coperchio, facciamo evaporare tutta l'acqua rimasta e così si crea una bella poi crosticina. Ok, sentite il bel rumore, dovrebbero essere pronti, spegniamo e prendiamoli.
Forse sono anche un po' bruciati, speriamo di no. No, perfetti, perfetti ragazzi. Sono belli croccanti, fai vedere, Ciaru. Guardate, perfetti. Metto un po' meglio, sentite, dalle buri. Ok, quindi sono pronti gyoza, ma prima voglio far vedere, ho preso anche una bella birra da accompagnare con i gyoza. Questa è un Asahi, però un Asahi molto particolare, una lattina che è uscita ultimamente. La chiameremo fa schiuma, ma non è un sapone. Fai vedere, cippa, guardate come si apre, guardate come la... Vedete, è un po' più larga del solito l'apertura, perché se si apre, voilà, diventa come una birra alla spina, però direttamente dentro la lattina. Guardate, e si beve così. Questa è una edizione particolare della Asahi Beer, quindi salute. Ah, veramente fa schiuma, ma non è un sapone, però è buona, meglio di una Asahi normale secondo me. Poi abbiamo comprato anche appunto la salsetta, questo è il gyoza no tare. La mettiamo direttamente qui per la salsa. A me piace anche metterci, ma normalmente si mette il Ryu, che è olio piccante essenzialmente, stile cinese. È il momento di assaggiare. Cioè, fai vedere, intanto vi faccio vedere un singolo gyoza. Ok, vieni qua. Vai, vai, perfetto, si vede? Guardate che bello. Lo assaggio, lo intingo. Avete detto coro mi senate, eh? E assaggio. Buono. Super croccante. Non c'è da paura. Chiaro, vuoi assaggiarlo? Vuoi mangiarlo? Vabbè, dai. Sì. Assaggio un altro e poi passiamo ai saluti. Vi faccio vedere l'interno. Di solito c'è nira e carne di maiale. In questo caso non sono sicuro, perché non sembra esserci il nira, però vedete, questo comunque verdura e carne. In questo caso non ho ben letto qual è l'interno, però niente male. Ciaro sa farli anche a mano. Passiamo ai saluti, perché Ciaro ha fame e se non si arrabbia. Quindi ragazzi, che dire, buonissimi questi gyoza, uno dei miei piatti preferiti in assoluto, li mangio sempre ovunque. Spero vi sia piaciuta questa puntata particolare, perché comunque quel negozio senza personale, senza cassa, secondo me è veramente una chicca incredibile. E i gyoza sono buonissimi, li abbiamo finiti completamente, mi è cascata pure la bacchetta. Detto questo, grazie come sempre. Se vi è piaciuto questo video particolare, condividetelo ovunque, parlatene con gli amici, facciamolo diventare virale, dai, mettete un bel like, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace, commentate, salute, la video in Giappone è tutto, a frappè, grazie, grazie Ciaru. Ciao ciao. Ah, a frappè. A frappè.